Buongiorno ragazzi, benvenuti alla lezione di oggi. Il nostro tema di oggi è la Pasqua. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na današnji virtualni sat talijanskog jezika. Naša današnja tema je uskrs. Na kraju ove lekcije moći ćete imenovati simbole uskrsa, čitati i razumijeti opis simbola uskrsa. Odgovoriti na kratka pitanja uskršnjeg kviza. Čitati i razumjeti kratak tekst na temu tipičnog talijanskog ručka. Za današnju lekciju potrebno vam je bilježnica, olovka ili kemijska, računalo i internet vesa. Per la lezione di oggi è Il quaderno, la matita o la penna, il computer e la connessione internet. Video lezione austaviti uso contenuti. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Osservate queste immagini. Cosa rappresentano? Rappresentano una delle più grandi feste cristiane, la Pasqua. Le immagini rappresentano i simboli della Pasqua. Abbinate le parole all'immagine. Fermate il video e fatelo ripartire per controllare. Ecco le soluzioni. La primavera, le uova, le campane, l'agnello, il ramo d'ulivo, il pulcino, la colomba. Conoscete il significato dei simboli pasquali? Nel seguente esercizio abbinate le parole alle descrizioni esatte e scoprite il significato dei simboli pasquali. Fermate il video e fatelo ripartire per controllare. Controlliamo insieme. 1G, l'agnello, rappresenta il sacrificio. 2C, il pulcino, simbolo di una vita nuova. 3E, il ramo d'ulivo, simbolo di pace, si benedice la domenica delle palme. 4F, la colomba simbolo di pace e salvezza. 5a. Le campane. Simbolo della gioia. Il giorno di Pasqua annunciano la resurrezione di Cristo. 6b. Le uova. Simbolo della vita e della ricchezza. A Pasqua si colorano, si mangiano sode, a colazione. 7 di la primavera, la stagione in cui si festeggia la Pasqua. Mettetevi alla prova e scoprite quanto ne sapete sulla Pasqua. Risolvete il quiz pasquale. Potete scaricare il testo tramite il link o scansionando il codice QR. Fermate il video. Sono sicura che siete stati bravissimi. Controlliamo insieme adesso. Ecco le soluzioni al Quiz Pasquale: il termine Pasqua deriva da Pessah, una parola araba, ebraica, francese. La risposta esatta è B. Il termine Pasqua deriva da Pesach, una parola ebraica. A Pasqua si festeggia la nascita di Cristo, l'inizio della primavera, la resurrezione di Cristo. La risposta esatta è C. A Pasqua si festeggia la resurrezione di Cristo. La Pasqua si celebra sempre di venerdì, sabato, domenica. La risposta esatta è C. La Pasqua si celebra sempre di domenica. Il venerdì prima della Pasqua è conosciuto come il venerdì santo, il venerdì pasquale, il venerdì della primavera. La risposta esatta è A. Il venerdì prima della Pasqua è conosciuto come il venerdì santo. La settimana prima della Pasqua si chiama la settimana santa, la settimana di Cristo, la settimana d'aprile. La risposta esatta è A. La settimana prima della Pasqua si chiama la settimana santa. La Quaresima è il periodo che precede la resurrezione di Cristo, il giorno quando si colorano le uova di Pasqua, il giorno di Pasqua. La risposta esatta è A. La Quaresima è il periodo che precede la resurrezione di Cristo. La quaresima dura un giorno, 17 giorni, 40 giorni. La risposta esatta è C. La quaresima dura 40 giorni. Il martedì grasso è il più lungo giorno dell'anno. Il primo giorno della Quaresima? Il giorno prima dell'inizio della Quaresima? La risposta esatta è C. Il martedì grasso è il giorno prima dell'inizio della Quaresima. La domenica prima di Pasqua si chiama la domenica delle palme, la pasquetta la domenica santa la risposta esatta è a la domenica prima di pasqua si chiama la domenica delle palme il coniglietto pasquale porta le uova in un cestino una scatola un sacco la risposta esatta è a il coniglietto pasquale porta le uova in un cestino. Nell'uovo di cioccolato i bambini trovano delle caramelle, dei cioccolatini, una sorpresa. La risposta esatta è C. Nell'uovo di cioccolato i bambini trovano una sorpresa. Ivana deve fare una presentazione sulla tavola tradizionale per Pasqua. Ha scelto di presentare la tavola italiana e in questo l'aiuta la sua amica Caterina. Leggete il dialogo. Potete scaricare il testo tramite il link o scansionando il codice QR. Durante la lettura fermate il video. Dopo aver letto il testo, fate il seguente esercizio. Scegliete se le affermazioni sono vere o false. Caterina presenta tipici cibi pasquali italiani. A Pasqua gli italiani mangiano le uova sode, l'agnello, la pizza dolce e la torta pasqualina. Il tipico dolce italiano di Pasqua e la pinza in italia a pasqua non si colorano le uova a pasqua i croati mangiano per pranzo l'agnello o i piatti a base di pesce fermate il video e fatelo ripartire per controllare ecco le soluzioni controlliamo insieme caterina presenta tipici cibi pasquali italiani. Vero. A Pasqua gli italiani mangiano le uova sode, l'agnello, la pizza dolce e la torta pasqualina. Vero. Il tipico dolce italiano di Pasqua è la pinza. Falso. In Italia a Pasqua non si colorano le uova. Falso. A Pasqua i croati mangiano per pranzo l'agnello o i piatti a base di pesce. Vero. Per finire, divertitevi con questo cruciverba di Pasqua. Potete scaricare il cruciverba tramite il link o scansionando il codice QR. Fermate il video. E fatelo ripartire dopo aver completato il cruciverba. Ecco le soluzioni del cruciverba. Cari ragazzi, la lezione finisce qui. A tutti quelli che festeggiano auguro una bellissima Santa Pasqua. Arrivederci, alla prossima lezione.